Saluto a tutti, sono veramente felice ed orgoglioso di darvi una notizia. Oggi esce un articolo sul Sole 24 Ore che riprende una ricerca del CRESME, che è un centro di ricerca collegato all'edilizia, che dà una notizia: 40 miliardi in gare, appalti, niente blocco, 40 miliardi in gare in atto. E si riferisce ad un anno. Il 2019. E vi domando, chi era ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel 2019? Evidentemente era il sottoscritto. Ma vi faccio vedere un'altra cosa, che è questo che veramente segna la differenza, il cambio, di passo, uno spartiacque rispetto al passato. Spero che riusciate a vedere bene questo grafico. Queste colonne parlano di una cosa chiara: le gare per opere pubbliche, cioè fare dei progetti per poi assegnare di opere pubbliche, di cantieri, su gallerie, su viadotti, su autostrade, su strade, chi più ne ha più ne metta, di opere pubbliche che devono essere messe a gara, a cui partecipano le imprese che poi vanno a costruire, vanno a aprire il cantiere, vanno a costruire quell'opera pubblica. Ogni colonna è relativa ad un anno, potete vedere, e mi sembra che visivamente si capisca chiaramente l'enorme differenza tra la quantità, i miliardi di gare in opere pubbliche fatte nel 2019, circa 40 miliardi di euro, e quelle molto ma molto inferiori fatte negli anni precedenti. E negli anni precedenti dobbiamo anche ricordare che c'erano ministri definiti esperti, con magari curriculum, politici incredibili, c'erano i Di Pietro, i Matteoli, li sto elencando in ordine cronologico dal 2007, 2006 Di Pietro, poi arriva Matteoli, poi Corrado Passera, poi Maurizio Lupi e poi Graziano Del Rio. E tutte queste colonne qua, da queste in particolare, sono proprio relative alle gare di opere pubbliche che hanno bandito i ministri che mi hanno preceduto. Bene, benissimo. Ma che cosa si diceva del ministro Toninelli, del Movimento 5 Stelle, da parte della stampa? Che qual era il mood? Che qual era, di che cosa si parlava? Come veniva descritto Toninelli? Ecco qua, ecco la stampa, per un anno come ha descritto il sottoscritto, che stava lavorando per mettere le basi per ottenere i risultati del grafico che vi ho appena fatto vedere. Espresso. Lo leggete? Danilo Toninelli, dietro gli occhiali niente, così è diventato il simbolo dell'incompetenza. L'espresso qua è come quello che ho subito per 12 mesi mentre stavo insieme ai colleghi, amici, portavoce, attivisti, lo staff del Movimento 5 Stelle, lavorando per ottenere quel risultato storico, il più alto degli ultimi 20 anni, di gare per opere pubbliche, di cantieri su tutto il territorio nazionale. Giornale, Salvini, Toninelli, ministro. Salvini dichiara: Toninelli, ministro dei blocchi. Fatto Quotidiano, Bassari, Toninelli, si sbeffeggia da solo, è inutile sbeffeggiarlo. E questa è la stampa che mi ha perseguitato per tutti questi circa 12 mesi in cui, ripeto, stavamo lavorando per ottenere, per creare le basi per ottenere risultati che oggi si vedono. Anche grazie, poi vi parlerò dello sblocca cantieri. Ma la politica, i politici, come mi descrivevano? Come per loro era Toninelli? Sia quelli che erano nella maggioranza del governo giallo-verde, ovviamente, che gli altri. Guardate un po' cosa diceva Salvini del sottoscritto. Che ci siano decine e decine di opere pubbliche in tutta Italia, al nord, al centro e al sud, ferme al Ministero delle Infrastrutture. Ecco, se uno fa il ministro dei trasporti, deve lavorare per far viaggiare gli italiani, non per fermare e lasciare a piedi gli italiani. Avete ascoltato che cosa diceva Salvini? Andate ora a chiedere a Salvini, che mi chiamava il ministro dei blocchi stradali, che bloccava cantieri al nord, al centro, al sud, come mai Toninelli e il Movimento 5 Stelle hanno ottenuto un risultato straordinario di 40 miliardi di gare assegnate, bandite, di gare bandite. E qua ci sono anche dei dati, perché è importantissimo questo articolo. Cioè, chi oggi è quei tecnici che oggi vanno, e le imprese, le società che vanno a guardare lo studio fatto dal centro di ricerca del CRESME, può notare anche cose fondamentali. ANAS, ovviamente mi hanno detto di tutto. ANAS, io ANAS ho cercato di rivitalizzarlo, di rilanciarlo, ho cambiato la governance, e anche grazie alla nuova governance che oggi, oltre che all'indirizzo del Movimento 5 Stelle del sottoscritto, ANAS nel 2019 ha fatto un più 105% di gare. Ma vi rendete conto? Ha raddoppiato le gare rispetto agli anni precedenti. Oppure un altro dato di cui vado veramente profondamente orgoglioso: la Liguria, più
109% nel 2019, che è l'anno del Ponte Morandi, di gare in opere pubbliche, in cantieri, in Liguria. Ascoltate un po' che cosa diceva il presidente della regione Liguria Toti di Danilo Toninelli. Beh, meglio di Toninelli, credo che sia una partita francamente, non so come dire, credo che molte persone avrebbero fatto meglio di Toninelli, possiamo contare sulla punta delle mani gli italiani che forse avrebbero fatto peggio. Avete sentito che cosa diceva? E Liguria più 109% significa che abbiamo aperto cantieri non solo per la ricostruzione del Ponte Morandi, ma cantieri in tutta la regione Liguria, cantieri in tutta la regione Liguria, più 109% di gare. Poi ovviamente ci sono altri politici di professione, conoscete benissimo Matteo Renzi. Ascoltate che cosa diceva del sottoscritto. Toninelli, Toni Nulla, sì, è un bugiardo coi riccioli. Matteo Renzi ne diceva di tutti i colori, mi sbeffeggiava. E dovete capire che quando non ci sono argomenti contestabili sull'operato, cioè non mi contestavano su quello che facevo, mi sbeffeggiavano, e Toni Nulla diceva, andate a chiedere a Matteo Renzi che dice ripartire il paese, ripartire i cantieri, più 40 miliardi, ve lo faccio rivedere perché... perché è questo che deve rimanere in mente. Questa colonna, che è straordinariamente più alta di tutte le altre, partono dal 2002, è frutto del lavoro del sottoscritto e del Movimento 5 Stelle, che ha fatto il decreto Genova, che ha fatto il decreto sblocca cantieri, che poi vi parlerò, che nel decreto crescita ha messo la norma, ha sottoscritto il Movimento 5 Stelle, che dava gli aiuti alle imprese che facevano i lavori e non venivano pagate dai colossi che industriali e di costruzione che vincevano gli appalti, ma che erano gambe per aria per crisi finanziarie. Abbiamo creato il sistema per pagare quei denari. E lo sblocca cantieri, ce l'hanno dette di tutti i colori sullo sblocca cantieri. Abbiamo semplificato le norme. Oggi difatti le gare, grazie alle semplificazioni, anche grazie alle semplificazioni, ma anche grazie all'atteggiamento che abbiamo avuto, un atteggiamento propositivo di chi lavorava nel silenzio negli uffici, spronava ANAS, Rete Ferroviaria Italiana a lavorare. La semplificazione delle norme, che era complicata, abbiamo snellito il codice dei contratti pubblici fatto da Renzi, che mi definiva Toni Nulla, che aveva lui fatto il codice degli appalti che non capiva nessuno e che aveva bloccato gare e cantieri. E poi c'è la seconda fase, che deve essere ancora parzialmente attuata, è quella del commissariamento delle opere che sono ferme da anni o addirittura da decenni, che vanno avanti a rilento. Abbiamo inserito la norma nello sblocca cantieri per commissariare decine di opere per il valore di decine di miliardi di euro. Questo la ministra De Micheli deve accelerare, non ho ancora visto i commissari che vanno a spronare le stazioni appaltanti, siano esse regioni, sia lo Stato e siano altri enti, e vanno ad accelerare questi cantieri. Questo per dirvi che per più di un anno vi hanno raccontato una storia falsa. Addirittura ci sarà qualcheduno di voi, e quando vi chiedo di girare, di condividere questo video, non lo faccio per me, non mi interessa nulla, non ci guadagno un centesimo, ma lotto perché arrivi alla gente la verità. Ci sarà qualcheduno che magari ha deciso di non votare, aveva votato il Movimento 5 Stelle, ma ha deciso di non votarlo più perché a seguito di articoli come questi, ha pensato: Toninelli è onesto ma incompetente, i grillini sono onesti ma incompetenti. E invece no, è falso. Il lavoro che abbiamo fatto oggi sta dando i frutti che si vedono su quel grafico. Mai state fatte negli ultimi 20 anni così tante gare, che significa che tra un po' i soldi assegnati, stanziati, i fondi stanziati, diventeranno cantieri in tutta Italia, ci sarà tanto più lavoro per le nostre imprese. Sono questi i messaggi di verità contro una narrazione che era fasulla. E ovviamente mi viene da dire quello che state pensando tutti: questa roba l'abbiamo fatta in un anno, che era il primo anno da ministro, del primo anno il Movimento 5 Stelle al governo, in cui è ovvio che abbiamo dovuto anche imparare, e nonostante ciò, in quel primo anno non solo abbiamo posto le basi per ottenere grandi risultati, ma le abbiamo già ottenute. Immaginate voi che cosa avremmo fatto se il Movimento 5 Stelle sottoscritto fosse rimasto per tutta la durata di 5 anni della legislatura in quel ministero. Ma non importa chi sta in quel posto, la persona, importa quello che fa. E noi non molliamo di un centimetro, perché quella rivoluzione che abbiamo fatto nelle concessioni autostradali e anche nelle gare, nei cantieri, deve andare avanti, perché è segnata la differenza totale tra il passato
dove i soldi, diciamolo, venivano utilizzati in una certa maniera, e il presente, quando siamo stati noi lì, e deve continuare ad essere, che vengono utilizzati per far aprire cantieri, velocizzare cantieri e far tornare indietro servizi per i cittadini, strade più belle e più sicure per la sicurezza e per la qualità della vita della gente. E credetemi che su questo noi, finché stiamo al governo e possiamo avere voce in capitolo, lo faremo sempre e ancora meglio.